musica, pittura e poesia, unite in un unico evento. L'arte a tutto tondo riparte anche a Bitonto, grazie alla sinergia di alcune associazioni impegnate nella promozione della cultura in città. Si tratta del Cenacolo dei Poeti e della Macina, che sabato scorso hanno partecipato alla prima giornata di valorizzazione della Galleria Nazionale della Puglia de Vanne, presentando un concerto omaggio a Ludwig van Beethoven. Il pubblico, accorso numeroso per le tre repliche, ha potuto emozionarsi con i lead del compositore tedesco, magistralmente eseguiti dal soprano Anna Lacassia e dal tenore Giuseppe Maiorano, accompagnati al pianoforte dal maestro Emanuele Petruzzella. Sonata al chiaro di luna, per Elisa, Adelaide e Alla speranza, una canzone dal titolo emblematico che ben incarna il senso della manifestazione. Ripartiamo, tutta l'Europa riparte, anche noi ripartiamo proprio da Beethoven, di cui lo scorso dicembre ricorrevano i 250 anni dalla nascita. Così ha commentato infatti Nicola Bondanza, presidente del Cenacolo dei Poeti, che ha fortemente creduto nell'iniziativa, tanto da farsi produttore di un video. Questa idea vede la realizzazione di un video che da quest'oggi sarà su YouTube, sulla pagina ufficiale del videomaker Mimmo Latilla, in cui appunto è possibile vedere tutte le opere d'arte esposte nella galleria insieme all'ascolto di lead. La ricerca musicale è stata effettuata dal Bitonto Opera Festival, mentre la ricerca dei testi poetici è stata affidata a Pasquale Rienzo del Cenacolo dei Poeti. Ci tengo in particolar modo anche a ringraziare la dottoressa Barbone, che è il direttore della Galleria de Vanne. Lo speciale tour virtuale è online e visibile sul canale YouTube di Mimmo Latilla Videomaker.